Chiesa ci ha fatto leggere il cosiddetto discorso della montagna, le Beatitudini, capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Nella solennità di tutti i santi. Abbiamo tutti la vocazione di essere santi. Il Signore ci ha invitato, siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Ma per essere santi bisogna utilizzare degli strumenti che ci aiutano ad essere santi, santi autentici, santi veraci. Il santo è colui che vive in Dio e quindi partecipa della vita di Dio. Il santo è colui che vive secondo Dio, secondo la legge di Dio. Chi mi ama, dice Gesù, osserva i miei comandamenti. Per cui la persona santa è colui che vive le virtù cristiane. Quando si fa un processo di beatificazione, canonizzazione di un fedele, non si fa una riflessione extra, si fa una riflessione concreta, come questa persona ha vissuto le virtù della fede, della speranza, della carità, ma anche le virtù cardinali, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza e tutte le altre virtù ad esse connesse, le cosiddette virtù umane. Il santo quindi è colui che è una persona autentica, una persona virtuosa, una persona che si nutre di Dio, vive di Dio, esprime Dio, testimonia Dio. Una persona santa è colui che fa della parola di Dio il cuore della sua vita, ma nello stesso tempo rende presente Dio nel mondo, diventa trasparenza di Dio, i suoi gesti, il suo servizio, le sue attenzioni sono espressioni proprio di quella sensibilità del cuore di Dio. Ecco chi è il santo. Oggi abbiamo tanto bisogno di santi. Quanti compromessi ci sono nella nostra vita? Viviamo secondo i nostri piaceri, i nostri interessi, il profitto, il benessere, l'affermazione di sé, tutte cose belle, in fondo possiamo dire, ma queste cose tante volte sono la contrapposizione dell'autenticità dell'essere. Ecco allora che dobbiamo convertirci, sì, ma convertirci a Dio per essere segni di Dio, i sacramenti. I sacramenti sono proprio quei momenti in cui Dio si rende presente. E allora io devo essere momento presente di Dio. Beati i poveri in spirito. È la prima delle beatitudini che noi abbiamo ascoltato. Ma è anche come l'introduzione poi delle altre beatitudini. Chi sono i poveri di spirito? Sono coloro che hanno fatto di Dio la loro ricchezza. E allora le altre realtà di questa terra sono importanti, ma sono sempre in funzione di Dio. I poveri di spirito sarebbero i cosiddetti gli anavim Yahweh, di cui parlano continuamente i profeti, quelle persone cioè che possono anche essere bloccate nella vita, afflitte nella vita, possono essere anche bistrattate nella vita, ma queste persone pongono in Dio la loro fiducia e cercano di essere sempre fedeli al Signore. Beati i poveri di spirito, di essi è il regno dei cieli. Notate, il verbo è al presente, tutte le altre beatitudini hanno il verbo al futuro, quindi c'è una visione escatologica. Quelli che sono nel pianto saranno consolati, i miti avranno in eredità la terra. Quelli che hanno fame e sete della giustizia saranno saziati, i misericordiosi troveranno misericordia. Ecco, tutte queste beatitudini, tutte con il verbo al futuro. Nel senso che quando io vivo secondo Dio, già sono beato su questa terra perché c'è una promessa, c'è una speranza. Dio è la risposta alle mie attese. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio, la purezza del cuore.
dei sentimenti, dei pensieri. Gli operatori di pace, beati, saranno chiamati figli di Dio. Oggi, continuamente noi diciamo, abbiamo bisogno di pace. Ma la pace non è semplicemente l'assenza della guerra, assolutamente, la guerra è la contrapposizione della pace. Ma la pace è qualcosa che va ancora di più. La pace è quando una persona vive una limpidezza interiore. La pace è quando ci sono delle relazioni giuste, autentiche, nelle relazioni umane. La pace è quando trionfa la giustizia. Beati perseguitati per la giustizia. Purtroppo viviamo in un mondo che c'è emarginazione, persecuzione, c'è morte. Ora, queste persone che soffrono perché la giustizia trionfi, di essi il regno dei cieli. I poveri, i perseguitati, di essi è il regno dei cieli. Quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia del Vangelo, rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Ancora una volta il verbo al presente, nel senso che già fin da adesso noi partecipiamo di quella ricompensa che ci aspetta. Ora, vivere secondo le beatitudini significa vivere secondo i dettami, lo stile propostoci dal Vangelo. Viene chiamata questa paginetta evangelica la carta magna del Vangelo, ossia la carta più importante di tutto il Vangelo. C'è un annunzio di beatitudine nell'essere autenticamente santi. Quando noi diciamo i santi, non dobbiamo pensare persone che si isolano dal mondo, ma persone come tutti noi, che vivono nel mondo, ma vivono la realtà del mondo con gli occhi di Dio, con il cuore di Dio, con il pensiero di Dio. I santi sono stati tutti molto significativi nella vita sociale. Pensiamo a Padre Pio, pensiamo a Don Orione, pensiamo a Don Bosco, pensiamo a tante altre persone che hanno vissuto la loro santità, pensiamo a Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, a San Francesco d'Assisi, potremmo dire tutti i santi. Che grande valenza sociale hanno avuto i santi, sono state persone vere, persone in Dio ma vicine all'uomo, persone che hanno segnato la storia. Perché? Perché hanno letto la storia, hanno vissuto la storia con gli occhi di Dio. Non andiamo oltre, ma la conclusione è abbastanza chiara. È bello riscoprire la vocazione battesimale che si innesta nel nostro battesimo. Quando noi abbiamo ricevuto il battesimo, il Signore ci ha messo questo seme di santità. Siamo stati resi figli di Dio. Allora il santo è colui che vive in pienezza la figliolanza divina, la fratellanza umana, la gioia di essere chiesa, di essere in comunione con i fratelli, nell'armonia, nella verità, nella giustizia. Grazie, oh Signore.